sia necessario per la sinistra italiana, ma in realtà per tutta la cultura politica italiana, uscire da quello che è un pregiudizio che purtroppo, e sottolineo purtroppo, non si rivela più vero, e cioè l'idea che esistano oggi degli organismi sovranazionali in cui sia possibile attuare una politica di cooperazione e quindi tendenzialmente di pace, di crescita e di sviluppo economico, in cui l'Italia, paese storicamente non aggressivo dopo le tristi esperienze fasciste, non nazionalista, appunto in senso aggressivo, si trova a suo agio. Purtroppo, secondo alcuni dall'11 settembre, secondo alcuni dopo la crisi del 2007-2008, che non è ancora finita, come sapete, la sensazione di tutti quelli che si chiamano gli operatori del settore, i diplomatici, gli operatori economici, eccetera, è che questo consesso internazionale non esista realmente più, o meglio ci sia, ma non abbia lo stesso vigore di prima. Sono aumentati gli egoismi nazionali, si stanno frammentando i vecchi informali organismi sovranazionali a cui eravamo abituati, G20 e così via. E anche l'Unione Europea, che sicuramente è gestita per molti versi in forme sovranazionali, però risente sempre di più di un conflitto alla sua radice, perché non dimentichiamo che comunque è sempre il frutto di un patto fra Stati, e questo patto sta diventando sempre più difficile. Anche nei concreti processi decisionali dell'Unione Europea, le differenze, i litigi o le coalizioni fra gli Stati diventano la cosa più importante, soprattutto, come sappiamo, tra gli Stati del fronte nord, diciamo così, intorno alla Germania, e gli Stati del fronte sud, a cui apparteniamo noi, che sono indubbiamente divisi in interessi economici tendenzialmente divergenti. E allora, come si può intervenire dentro questo tipo di nuova situazione inedita, ripeto, per tutto il Paese, inedita per la cultura politica del Paese e inedita per la cultura politica della sinistra? Io penso che si debba avere il coraggio, da parte di questa parte politica, di porre in maniera razionale e ragionevole anche un discorso di sovranità nazionale. Non dimentichiamo che tutte le più grandi esperienze di resistenza popolare e sono state in qualche modo delle esperienze ricche di riferimenti all'indipendenza e all'autonomia nazionale. Questo vale per la Comune di Parigi, vale per la resistenza di Kobane, vale per la resistenza sovietica all'invasione nazista, vale per la stessa resistenza italiana, vale per molti momenti della storia del Partito Comunista Italiano. Quindi non è una bestemmia l'esistenza di un nazionalismo di sinistra. Noi siamo abituati spesso a far riferimento alle esperienze latinoamericane come esperienze positive. Ebbene, sono tutte esperienze che al loro interno hanno una forte componente nazionale e addirittura nazionalista. Noi dobbiamo avere il coraggio di ripetere, di riprendere un discorso del genere, anche come modo per ampliare un processo di unificazione dei lavoratori e dei cittadini italiani, sapendo però che quello è solo un punto di partenza, cioè noi ripartiamo da una rivendicazione di sovranità nazionale, ma per ricostruire un altro tipo di rapporto sovranazionale, definito questa volta non più da organismi e da procedure di tipo asimmetrico a vantaggio di stati più forti, ma un tipo di relazione sovranazionale cooperativa, come potrebbe essere quella tra gli stati del Sud Europa, parte del Nord Africa e parte del Medio Oriente. È indubbiamente un passaggio molto difficile, ma bisogna tener conto di un fatto. Noi siamo abituati al fatto che convivere all'interno del capitalismo occidentale atlantico è qualcosa che, bene o male, ci ha sempre consentito in alcuni casi di vivere bene, in altri di vivacchiare e in altri, come ora succede, di sopravvivere. Purtroppo o per fortuna, ma di fatto, questa possibilità non c'è più, perché il capitalismo atlantico si identifica strettamente col neoliberismo, che non accetta la redistribuzione salariale a vantaggio dei lavoratori. Quindi l'unica possibilità è quella di ricostruire un discorso che leghi in qualche modo l'autonomia nazionale e l'autonomia dei lavoratori, cercando di inaugurare una nuova prospettiva per tutta la sinistra italiana.